A Reggio Calabria la mobilità si fa sempre più green con l'arrivo del treno Blues, il primo ibrido ad avere un sistema a tripla alimentazione, elettrica, diesel e batterie. Il treno arricchirà a partire dal prossimo anno le linee della tratta ionica tra Reggio e Sibari e la trasversale Catanzaro-Lido-Lamezia Terme. Il lungomare Falcomatà è stata la prima tappa del sud tra quelle previste nelle principali piazze italiane, per far conoscere a pendolari e istituzioni il nuovo convoglio regionale di Trenitalia, creato in sinergia con Hitachi Rail. In linea con l'impronta green, per questo treno, in fase di progettazione sono stati scelti materiali riciclabili al 95%. Un'attenzione particolare è stata riservata anche alla riduzione dei consumi interni, attraverso soluzioni come l'illuminazione LED e sensori di anidride carbonica, per una gestione ottimale della climatizzazione. O ancora le funzionalità Green Drive di supporto al macchinista e Smart Parking, che permette lo spegnimento di alcuni apparati per ridurre l'assorbimento di energia nel periodo di sosta. Alla presentazione hanno preso parte i sindaci facenti funzioni della città metropolitana e del comune, Carmelo Versace e Paolo Brunetti, Sabrina De Filippis, direttore business regionale Trenitalia, e Fausto Orso Marso, assessore alla mobilità regionale. Questi nuovi treni alla città metropolitana e al suo territorio. Ma intanto basta verificare un po' quella che è la struttura innovativa, tutta green, di questi nuovi appunto treni che sono stati messi a disposizione del nostro territorio. Considerate che l'80% dell'intero parco Trenitalia lo andrà a sostituire entro la fine dell'anno, quindi anche gli ambienti saranno più familiari e più confortevoli per chi appunto deciderà di spostarsi con i treni. Era ovviamente uno dei progetti bandiera del Ministero delle Infrastrutture. Il ministro ha voluto fortemente puntare su questo tipo di innovativi, diciamo, treni all'avanguardia. Ne avevamo bisogno soprattutto alle nostre latitudini, e questo, voglio dire, è un piccolo gioiellino che tra le altre cose è stato realizzato nella nostra grande azienda, appunto, dell'Itaci.